L'appuntamento con il gusto e con i grandi chef abruzzesi su Rete 8 è quotidiano e oggi torniamo dal nostro chef Tiziano Paolini. Ciao Jennifer. Tiziano, oramai sei di casa. Oh, grazie, troppo gentile. Allora, oggi che cosa ci prepari? Antipasto, secondo piatto, cos'è? Allora, è un antipasto, però può sostituire senza problemi il secondo. Il secondo, ok. Comunque parliamo di triglia, la triglia la facciamo in tempura, che è un fritto, quindi è la morte della triglia fritta, e quindi il fritto si mangia anche come secondo, quindi può essere senza dubbio un secondo. La triglia è un pesce meraviglioso. Io lo amo. E devo dire che ultimamente è stata rivalutata tantissimo, grazie soprattutto ai nostri chef, perché è un pesce che ha veramente delle carni, secondo me, sì, stupende. Io mi ricordo quando ero bambino, comunque sono cresciuto al mare, tra i pescatori. Che bello. La triglia veniva scartata, sì, come le panocchie venivano scartate. Cioè che sono praticamente... Che non le voleva nessuno, quando si comprava la frittura. No, guarda, le triglie per favore non mettere, oh, perché non mi piacciono, lascia perdere. Invece ora, ovviamente, cotta bene, servita bene perché ha molte spine. Spinata, sì, bene. Sì, spinata e anche cotta bene, veramente, veramente buona. Sì, dà delle grandi soddisfazioni, molto versatile. Sì. In cucina, ma come si fa a spinarla così bene, Tiziano? Beh, semplice, ma ovviamente si deve stare attenti. Con una pinzetta? Vabbè, sì, comunque con un coltello ben affilato viene comunque via il grosso, sì. Diciamo la spina centrale con la testa, sempre facendo scorrere il coltello sulla lisca, e sì, poi con una pinzetta apposta si tolgono, come quelle delle sopracciglia, ma un po' più larga, si tolgono tutte le spine, che ha uno spino dal il dorso, dall'inizio del dorso, si concentra al centro e continua fino alla fine. Ok, quindi comunque sono però tutte spine, se non le, sì, togliamo, passandoci su il dito, si sente con la sensibilità del dito, senti dove sono le spine e le estrai. Ok. Un po' di pazienza, tutto qua. Bene. E attenzione. Bene, allora questo che facciamo adesso? Niente, praticamente andiamo a fare questo piatto che è stato pensato, come aver detto, della triglia, per la morte della triglia, in tempura, quindi un fritto non classico ma moderno, okay, e molto leggero. La serviamo con una misticanza di campo, con tarassaco, valeriana, cicorella di campagna. Andiamo a fare un estratto di arancio e poi del latte di capra. Andremo ad acidificare, sempre con un po' di succo o di arancio o di limone, e l'andremo a ridurre con un aiuto di o farina di riso oppure un amido che si ha a casa. Con un mini pimer si frulla e si ottiene questa crema. Ok, quindi la prima operazione da fare, abbiamo tutto pronto, è quella ovviamente di friggere la triglia. Sì, spinare le triglie e fare l'estratto di arancio. Ok. E andiamo semplicemente a friggere le triglie, molto molto semplice. Perfetto, allora andiamo in cucina. Andiamo. Ci spostiamo. Stiamo realizzando la pastella per la nostra triglia. Sì, quindi incorporiamo la farina di riso. Come mai la farina di riso, chef? Farina di riso perché è una farina molto leggera e la usiamo anche per i celiaci. Ok. Quindi non ci danno problemi quando dobbiamo friggere e farla a parte, insomma. Aggiungiamo acqua gassata, fredda. Sì. Mescolata. Acqua gassata, molto fredda, fredda, sì, giusto? Sì, molto fredda. Ok. È una pastella molto leggera. Molto, molto leggera. Sai che la cucina cinese e giapponese, sì, fa moltissimo la pastella? Sì, sì. Beh, non te la devo Ma dire infatti, io. Infatti io comunque sono brava ho in questo. Una scia, diciamo, orientale, perché ho lavorato in un ristorante giapponese, quindi... Davvero? Sì, sì, mi ha dato... Quante cose scopriamo di te, chef, sì, sì, giorno per giorno. Sì, sì, una cucina fantastica, veramente. C'è tanto da imparare, secondo me. Dalla cucina orientale giapponese, sì, molto. È una cucina molto, molto, molto genuina. Anche secondo me, molto sana. Sì, molto sana. Si mangia moltissimo il crudo. Si mangia infatti pesce crudo e riso bollito. Perfetto. Semplice. E stanno anche in forma. Infatti. Allora, la pastella è pronta, come okay, vedete. Ora la densità ci fai giusta vedere. E ora la andiamo semplicemente a friggere. L'olio di arachidi, temperatura 175-180, considerate di mettere l'olio a minimo perché quando scendiamo giù la triglia l'olio scende all'incirca di 20 gradi. Ok, okay? Ah, quindi diciamo la temperatura della triglia fa scendere la temperatura di 20 gradi? Sì, all'incirca di 20 gradi. E quindi se friggiamo a 160 arriva a 140, non va bene perché diventa molle. Ok. Li controlliamo, siamo un po' scrupolosi, 170, siamo ora 170,
facciamo salire 175-180 e scendiamo. Ci siamo, quasi, eh? Sì, sì. Eccoci qua. 175. Perfetto. Ci siamo. Semplicemente le bagniamo. Le andiamo a scendere piano piano. Con delicatezza. Con delicatezza, non gettate, perché sennò rischiamo di attaccarle sul fondo. E se le scendiamo piano piano, anche la pastella ci aiuta, rimane più. Sì, a soffiare la pastella, si soffia. E a farla gonfiare. Sì, ecco qua. Okay. Ci aiutiamo con una schiumarola. Tempi di cottura molto brevi, immagino. Molto breve, sì, sì, molto veloce. Come una frittura normale. Dobbiamo solo stare attenti a non farla bruciare. Che è molto più delicata la pastella. Molto più delicata. La giriamo piano piano. Scendiamo anche l'ultima. Ah, ne facciamo un'altra? Sì, dai. Già ci che ci siamo. Già che ci siamo, la facciamo. Sì, poi la mangio, chef. Beh, il fritto è uno... Come si fa a resistere? Uno tira l'altro. È vero. Io credo che con il giusto equilibrio si possa mangiare tutto, niente va certo, demonizzato, certo, niente certo, va escluso. Sono pienamente d'accordo. Fatto bene, ovviamente in questo caso friggiamo con olio d'arachide, l'olio pulito. Esatto. Noi ogni frittura gettiamo l'olio, così è sempre fresco, non ha impurità e soprattutto l'ho fatto. Tra l'altro non puzza, cioè l'olio d'arachide sì. Non è inodore. Sì, se viene usato troppo comunque anche l'olio d'arachide prende odore. Però dico anche per chi deve friggere in casa, solitamente poi in casa c'è il problema che quando si frigge poi devi buttare la casa, è vero, la cucina. È verissimo. E invece con l'olio d'arachide questo problema non c'è, o comunque è minore l'impatto. Sì, si ammortizza. Ma quanto sono belle! Come vedi, che bella soffiata. Sì. Mescoliamo. Che bella, beh, una tempura completamente diversa, bellissima chef, pronta. Perfetto. Ora non resta che impiattare. Possiamo già impiattare, allora torniamo in sala, nella tua meravigliosa sala. Grazie. E allora chef, siamo prontissimi per impiattare. Sì, siamo pronti, anche perché va impiattata anche veloce, perché va mangiata calda e croccante. L'abbiamo detto insieme. Sì, la nostra misticanza sempre condita con filetto d'olio. Sì. Proprio di quel pepe famoso di Timut che parlavamo. Sì, sì. Il limone. Di Timut, sì. Andiamo a leggere. Senti? Profumo. Sì, arriva, meraviglioso. La girata e andiamo a impiattare. L'insalata, perché l'insalata? Perché la frittura me ne hanno insegnato che si mangiava sempre con l'insalata. Mia mamma, quando faceva la frittura, mio padre, fallo un po' di insalata, faceva. È vero, perché dice sgrassa. Sì, bravissima. È vero. Bravissima. Mio marito lo dice ancora, sgrassa. Pure sgrassa. Quando mangio gli arrosticini dice la stessa cosa, allora, quella di insalata. Abbiamo una insalata mista, ovviamente di campo, dove c'è del tarassaco, dove c'è della cicoriella, dove c'è della rucchetta. Questo è il tarassaco, vero? Sì, questo è il tarassaco, dove c'è della valeriana. Arriva un profumo tra quest'olio meraviglioso, sì, e questo pepe che hai messo. Allora, poi andiamo ad adagiare questo latte di capra che noi abbiamo fatto con delle gocce di limone, mm-hmm, e un amido, abbiamo frullato, abbiamo ottenuto questa crema che servirà un po' come salsa, okay, per intingere. In più quel famoso arancio di prima che l'abbiamo fatto? Estratto, okay, è sempre tirato con un amido di mais. Ok, ci quindi anche questa molto naturale. Sì, delle goccine per dare un po' di dolcezza e allo stesso tempo acidità al piatto. Allora usiamo sempre le mani e andiamo a impiattare. Mazza, che bello chef! Ecco qua, piatto semplice, pronto. Bellissimo. Ovviamente sempre... E profumatissimo. Molto profumatissimo, arriva un profumo di triglia. Sapori.
Incredibile. E poi volevo sottolineare, ricetta assolutamente senza glutine. Infatti certo, noi ve la proponiamo come ricetta tradizionale, ma anche come ricetta per i nostri amici celiaci. Sì, noi sì, abbiamo sì, il sabato, la nostra puntata è dedicata ai nostri amici celiaci con ricette senza glutine e il nostro chef ci ha dimostrato che si può fare una pastella meravigliosa utilizzando la farina di riso. Esce addirittura meglio della pastella sì, normale. Sì, perché è più leggera, quindi molto più croccante. Soffia, sì, si soffia meglio. Che meraviglia, Tiziano. Grazie, grazie mille. Spero che vi piaccia. Assolutamente sì, grazie, grazie a te. E grazie ai nostri telespettatori. Ciao, grazie. A domani. Pasta e fagioli, riso e piselli, legumi e pane sono collegamenti perfetti per dare al nostro corpo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Se vogliamo avere anche giusta proporzione tra questi ingredienti, mettiamo 2/3 dei cereali e 1/3 dei legumi sul nostro piatto.